Ciao a tutti ragazzi, io sono Tastegi e benvenuti in questo nuovo episodio di RetroCraft Allora, stiamo un attimo prendendo un po' di energia, abbiamo 34 milioni E allora, ci servivano circa uh, 1, 2, 3, uh, 7 di questi oh, Ok, 7 di questi che andremo a posizionare adesso al loro posto e allora oggi non farò molto eh, in termini di macchinari ma più che altro sistemerò un po' la formazione del terreno e quindi creerò quella che avevo già promesso un po' di un po' episodi fa tipo due o tre ovvero una piccola muraglia per difenderci dai creeper eh, oltre a quella però farò altro Allora, un attimo che devo queste robe Allora eh, ci siamo con un bel po' di questi blocchi di stone Infatti li ho presi abbastanza E eh, creiamo quindi la nostra muraglia Allora abbiamo meno male un piccolo piccone abbastanza potente Che sfrutteremo Per fare tanta roba utile Speriamo che non distruga tutto Perché sennò in caso contrario Saremo un po' fregati Ok Allora facciamo questo modo Facciamo ho um, intenzione di fare una porta tipo che si apre in modo anomalo, molto figo, ma no, ma non mi piaceva come parola, però è un modo abbastanza figo, uh, quindi allora facciamo in questo modo, facciamo. Deve essere alto un bel po'. Ok, qui si alza, benissimo. Ah giusto, era un po' più laterale. Allora, visto che ci siamo, devo ricostruirlo, ricostruiamo bene. Uh, io ho detto, deve essere minimo di qua. Ehm in questo caso Non so quanto sia utile farlo in questa maniera Vabbè penso che basta in teoria uh, Qui buttiamo giù quest'albero A posto Ciao alberello Sei stato Sei stato sradicato Sei stato eliminato Sei stato terminato Terminator is, is the way Ok Ehm um... Allora, deve andare tutto qui attorno In modo che non abbiamo problemi in termini di creeper ovunque Che cercano di uh, farmi un po' morire Basta che sia alto due in teoria Perché poi i creeper non possono, non possono attraversarlo in qualche modo uh, Così, così, così Um, qui dovrei fare in questo modo va. Ok uh, Questa caverna okay, è stata un po' esplorata Ma boh, è uscita così quindi Che se ne frega per il resto Ok Opla Okay, va benissimo, no, stiamo facendo un po' figo tipo in questo modo. Ottimo. E uh, dovremmo girare da questo lato presumo. Eh, qui c'è la parte integrante. Io però mi fermerei anche qui. Perché sopra potrei fare un qualcosa di tipo laterale in questa maniera. Vabbè, ora mi serve che facciamo tipo la parte iniziale. Perché non è, la, non è quello su cui voglio concentrarmi del tutto oggi. Sì, devo, dovevo creare una base eh, tipo fortezza. Ma non, eh, per, non in questo tipo tipo. Ok. Speriamo che questi tronchi non eh, siano poco ammaliabili. Ok. Eh, direi che così va benissimo. Basta che non ci possano salire i creeper Poi metteremo un po' di torce di sopra Quindi non dovrebbero Comparire i nostri creeper uh, creeperosi Questa parte va benissimo Anche così Ok Peccato che non ci sia la Eh um, uh, Quella funzione di forge Che è stata aggiunta decentemente Che ti fa vedere gli spazi in cui uh, La luce uh, non c'è Che sono limitati in rosso con quella griglia rossa, molto molto figa e utile sinceramente dal mio punto di vista. Ok, eh, direi che così è ottimo. Eh, dovremmo metterci soltanto un po' di torce qui in giro. Ma per il resto dovremmo essere a posto. Eh, qui possono salire ancora. Quindi eh, Così Da qua però possono fare un salto così. Sì, possono fare un salto così quindi facciamo in questo modo e dovremmo essere abbastanza potetti è una piccola muraglia che eh, termina qua ok eh, io qui spianerei anche in effetti che non mi piace molto il passaggio un po' troppo rurale ok facciamo in questo modo va dobbiamo Uh, mettere degli scalini per le parti più importanti Dove si deve salire Tipo qua Ok Almeno vediamo un po' di più la nostra bella casettucciola O quella che sia Insomma è un, un laboratorio militare Super segreto Che produce Di tutto e di più Perché sì in fondo produce di tutto e di più Ok uh, Abbiamo delle scale Sì Ottimo e facciamo in questo modo, a posto. Ottimo. Eh... Qua mi sono altre scale. Ehm dove la mia minimum stone, prendiamo uno stack di questo. Ok, almeno uno stack di scalini possiamo farci, ok. Ottimo di qua va benissimo. Eh, di qua come già detto, abbiamo già detto dobbiamo metterci un po' di torce per eh, precludere il, lo spawner. Qua vabbè, qua invece devono salire in termini di altezza. Ok. Ecco eh, qui abbiamo visto una torcia. Uh, ok. Due, due, due. Speriamo che questo sistema però non eh, ci permetta di tenere lontani i creeper come già detto cioè, dovrebbe funzionare per questo quindi lo speriamo Ci hanno detto mettete le FFS Peccato che non ci sia in questo pack, mi dispiace Sarebbe stato abbastanza utile in effetti come dicevate anche voi però no non c'è in questo pack, dispiace Quindi ci dovremmo un attimo accontentare delle difese naturali Anche se quelle artificiali erano Alcune volte poco funzionali tipo Molto spesso ho perso roba perché Mi incastravo in uh, In campi di forza quindi Non è proprio bellissima qualcosa Ok uh... Allora però adesso che si uh, Presuppone allora questa parte verrà uh, Non verrà ricintata Soltanto questa Parte qua Ok, verrà messa sotto recinto Perché quell'altra diciamo um, è fatta per le api E uh, le api possono sentirsi un po' tipo poverette Loro chiuse lì dentro Quindi No per loro no Gli alberelli invece si sì, possono essere chiusi Mi dispiace come cosa Però devono essere chiusi uh, Siamo a meno di tre Spero che questo non uh, mi dia problemi con la crescita Degli, degli alberi stessi In quanto devono essere a meno di altri tre Vabbè ah fin quando noi chiudiamo da sopra in teoria non, non dovrebbero avere problemi Ok Qua ne manca un altro Vediamo eh, Un attimo distruggere anche questa parte Dovrebbero crescere tipo metà Le foglie Quindi Dovrebbe essere un bene Ok qui va benissimo così Ottimo, tanto non può fare più sal... Più sal cioè, un saltato più grande di questo. Ecco. Ottimo, distruggere tutto, mi sembra giusto. Eh, sì, ciao, però... Io dico di distruggere una parte, non tutta. Completamente. Andiamo a vedere la dirt, sì. Ottimo. Benissimo, quindi anche questa parte dovrebbe essere generalmente conclusa. Ora allora, ci metteremo un bel po' di torce qui in giro. Perché sono una cosa abbastanza utile. Ok. Lavoreremo anche alla uh, parte di Emerald. Però quella la farò uh, principalmente in live. Nel prossimo live. Spero che um, di poterlo fare entro domenica. No, il prossimo live. Però allora, dovrei un attimo vedere i miei impegni. Però uh, se riuscissi entro domenica. Poi faccio vedere che faremo la quantum suite. Anche se, come hanno già detto molti, è, è più forte la red Matter Però vabbè. Se volete la quantum suite ve la faccio. Eh, per completezza ve la faccio. Però non neghi sia questa gran cosa, ragazzi. Ok, eh, è un po' carino questa parte. Eh, qui però eh, dovrei... Mm. Questa parte poi rimarrebbe tipo aperta. E eh, basta che non ci sia dall'altra parte. Cioè da qua, quando arrivano i creeper, non è che mi piacciono più di tanto. Ho capito, torce pure. Ho oh, preso le bistecche da, dal coso, così almeno abbiamo, ne abbiamo un po'. E eh, qui... Allora, io vorrei sfruttare un piccolo passaggio per eh, creare qualcosa di figo. Ok. Sì, ma così mi distrugge tutto. Eh, allora, facciamo in questo modo. Ci siamo delle torce, ci siamo? Abbiamo delle torce, mi sa, in questa cosa. Torce, torce, torce. Mm, presumo di no costano quanto le arrow quindi li possiamo andare a prendere e anzi sono in questo modo dai uh, qui non è che mi piace più di tanto quindi andiamo a fare un po' di torce ottimo uh, torce no presumo che non le possa fare a mano ehi ah giusto colpa mia ok uh, così Qui poi dobbiamo un attimo rimettere a posto queste robe che non ci interessano. Gli stick invece sì. Eh, le carabone. Ottimo. Eh, creiamo quindi una piccola parte carina e coccolosa. Eh, non so se farà sottoterra o soprastante. Vedete che lì c'è un tipo di zombie? Non deve esserci uno zombie. Perché significa che spona qualcuno. Almeno, eh, vedete, c'è anche un creeper lì, eh, non mi piace come cosa, devo, devo sistemarlo tutto. Questa montagna è barata al suolo, probabilmente. Perché, oltre a darmi fastidio in termini logistici, dà anche fastidio al fatto che ci siano dei creeper ovunque, ogni due per tre. Ok. Comunque, eh, le api sono state completate e siamo a un buon punto anche per il nostro tempietto, che al momento è tipo... Diciamo, per la parte, per la parte uh, che riguarda il terreno finito. Dovremmo soltanto uh, dedicarci alla parte superiore. Ma quella la faremo presto. Non è un problema, non siamo maniaci del. Uh, facciamo tutto subito. Allora, uh, vedete che ci ha dato un drone. E ci ha dato le noni comb. E quindi noi ci mettiamo un drone più una principessa. Dovremmo andare prima a fare la nanna. Perché sennò di notte non possiamo fare nulla. Qui dobbiamo metterci un po' di cose, torce. Ve L'ho già detto. Ok. Questa era l'entrata che aveva fatto Pepe mi aveva fatto per arrivare a casa di Emerald. Che non è niente male, tranne per il fatto che ci sono dei creeper. Per il resto non è niente male. Ok. Mm, quindi la potrei sfruttare, diciamolo. Interessante, potrei fare delle porte, almeno così non ci sono i creeper. Cosa abbastanza utile, in effetti. Allora, ehm... Ok, qui... Opla. Bene E eh, a chi ha ragionato? Salve Ok Sto agitando per un orario abbastanza strano Quindi mi sembra giusto che ci sia Kiria e Hell Allora noi andiamo un secondo Come vi dicevo Ah giusto c'è Kyria adesso uh, Nanna Mi uh, servirebbe la nanna Please Please Dovrei fare le mie pette. A apette 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 brutta Let's Esco Ok, 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 <ride> vabbè, mi ha aiutato uscendo. Allora, eh, volevo fare un'altra cosa, visto che mi ha detto a fare pian piano la roba. Allora, due di questi mi servono. Ottimo. E eh, un... Sword, sword. Ah, ok. Benissimo, visto che ci siamo, io completo il tutto in modo molto figo. Sì, abbastanza. Allora, eh, due di questi e una spada. -da, abbiamo un red Matter Sword, ok che caricheremo sicuramente ok non so cosa faccio con R Però non so che fa tanto danno Quindi è buona come cosa eh, La nota presso la teniamo con la di Dark Matter Allora eh, Abbiamo bisogno di Portal Spawner Portal spawner eh, Siamo Portal Spawner eh, quindi eh, Iron Ce ne servono all'incirca Almeno eh, Per ora Almeno due Giusto per iniziare Quindi 4 diamond 2 ender pearl e 8 iron Thank you Ok Allora uh, Dov'è la mia ranch? Quindi 4 diamond Poi uh, Delle ender pearl abbiamo qua uh, Due Sì E del ferro 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 Che abbiamo qua dentro Ce siamo 8 Ok ottimo Aspettiamo un attimo che arriva quindi due Due qua Ok 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 Eccoli qua Porta spawner 2 Ah giusto mi sembrano 4 in totale Mi sembra No vabbè eh, ok per adesso facciamo così facciamo Poi eh, Dovremmo avere Dei marble brick Se non sbaglio Marble brick Boh non riesco a trovare Brick No non ce l'abbiamo marble brick Ora allora, facciamo Quattro di questi. Ottimo. Ah, forse li ho venduti, probabilmente. Mm, sì, molto probabile. Ok. Marble brick. E chiudiamo qua. Voi direte, no, Ulisse perché stai chiudendo così? Non puoi entrare più nel coso. Calmi, ragazzi, calmi. Allora, eh, lo inserisco. Probabilmente no, ma qua non potrò farlo. No, beh, potrei farlo. Lo facciamo. Visto che nessuno usa la porta gun andiamo con la porta gun semplice. Eh? ok ecco mettiamoci questo benissimo quindi eh... Sì si andiamoci a prendere un po' di redstone allora, mi serve uh, due di questi arrivo subito ragazzi ok ragazzi rieccomi allora uh, dicevamo uh, due di questi ci servono poi uh, vi faccio vedere un attimo il crafting wireless wireless transmitter ok quindi Stonewire uh, obsidian stick uh, no questo cosa voglio vedere ah ok fa 4 e 4 quindi ci servono all'incirca uh, uh, 32 di questi ottimo e 32 di glowstone a sto punto ottimo Il tempo che arriva uh, quindi oltre a questo ci serve dell'obsidian obsidian uh, prima una decina va ci serve un po' di stick ok questa è arrivata quindi queste due 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Ottimo. E qua facciamo invece di stick. Eh, abbiamo un po' di questi. Eh, ce ne servono in circa 4 di questi così. Ok. No, perché 23? Uh, sono wire, ci sono qua. Ne ho un attimo un po' di cobblestone. Ho sbagliato a farlo, vabbè. E qua abbiamo bisogno di questo palestone, giusto? Ok, 10 di stone uh, Ne facciamo 5 6 uh, li facciamo diventare di stone Non sto usando questo perché ho bisogno ancora di craftarmi così Devo ancora mettere un po' di roba lì, quindi aspettiamo un po' 2 e un terzo Ottimo Allora, facciamo 1, 2, 3 Ah, c'è un po' di stone qua, vero? No, no problem, no problem Tiamo una 5 o 6 a caricare qui dentro Perché l'energia sta finendo lì eeeh, un solo pannello solare in effetti non è che sia proprio il massimo Quindi eh, possiamo utilizzare questa cosa Va lenta Beh non è, no, no, non è proprio così lenta eh È, è leggermente lenta Una di questo Una di questo E uno di questo Ok un receiver E un transmitter Giusto? Uh, un trash Wind eh? Ok Due di questi, due e due. Poi uno di questo. Ok, un transmitter e un receiver. Benissimo, poi mi serve una plate Ottimo anche questa. Qui no, quindi non ho fatto nulla. Ho messo tutto, tutto qua dentro. Messo. Ok, vado un attimo ad aprire. Oggi è una giornata abbastanza no. Arrivo subito ok allora eccomi uh, diciamo abbiamo fatto wireless transmitter e wireless uh, receiver e uh, abbiamo bisogno delle uh, redstone uh, quelle figa insomma dovremmo averne un po' di questi abbiamo anche questi ok quindi uh, ne facciamo ancora altri tre di questi quindi portal spawner e eh, qui qua dobbiamo fare in questo modo Attacca, si attacca lì si attacca mm, boh non so se potrebbe dar problemi poi il receiver mi serve e uh, ci serve anche una piccola cosa ovvero il cacciavite perché dobbiamo girarlo uh, cacciavite ok lo impostiamo su 20 advance uh, la chiamiamo uh, portale 1 set name ottimo quindi 20 quindi lui riceverà il 20 ottimo arrivo subito ragazzi ok allora eh, dicevamo eh, quindi di lì è 20 eh, abbiamo bisogno di altri due di questi ora me lo fatto ricordare eh, ok dobbiamo farci quindi altri due ender pearl due ender pearl ottimo eh, adesso abbiamo finita tutta ops redstone una decina Uno, due, tre, quattro Uno, due, tre, quattro Ok Uno e due uh, Posso due di questi Poi della stone qua Tanto uno di questo Ok Questo Due stick uh, Due E due Ecco di questi. A posto, un altro receiver eh, E un altro transmitter A posto Ok eh, mi servono anche due pressure plate a questo punto Allora eh, Quindi Devo mettere questo blocco Pressurplate A posto Allora Calcolando qua E in teoria Qua Ok deve funzionare tramite blocchi Ehm ok si sì, si sì, qua sopra posso metterlo da sul plate gli diciamo che uh, deve mandare l'impulso tramite il transmitter al 19 uh, portale 1 19 portale 1 portale 2 set name a posto quindi portale 2 quindi quando io apro qua sopra vedete che si apre sia questa sì, viene collegato eh, anche eh, al punto in cui vogliamo trasmetterlo. Quindi eh, noi lo faremo qua sotto. Eh, no, lì forse è un po' pieno. Qua dovrebbe... Un punto vuoto. Non abbiamo un punto vuoto. Benissimo. Ah vabbè anche qui. Eh, qual è questo arancione? Vedi che è sempre acceso? No, non deve essere sempre acceso. Perché è stato quello base è settato. È stupido. Ok. Perché è sempre acceso? Ah, forse c'è un impulso. Ah, c'è la leva. Giusto. Stupido idiota di Ulisse. Dettagli, dettagli. Eh, mettiamolo da un altro punto. Allora. Dai, mettiamolo qua, tanto non, non, non crea problemi. Eh, arancione. Ok, qua ci va uh, questo qua. Poi Allora, vediamo un attimo. Uh, Dov'è? Qui sotto, bene. Qua ci mettiamo invece un receiver con scritto 19. Quindi portale 2. Ottimo. Quindi lui quando io apro quello dovrebbe, dovrebbe farmi passare. Vediamo. Uh, Dov'era l'entrata? Di qua. Poi. Vedete, trasmette. Opla, vedete che riesco a passare, forse è un po' troppo lontano, No nah, vabbè, può bastare Quindi di qua uh, Ok Devo un attimo scendere Potremmo metterci direttamente questo, sinceramente, tanto la pifina non dà problemi Portale 1 Ottimo Quindi ci mettiamo una pressure plate qua Ok, perché non riceve? Eh, ah, perché no, non arriva qua, quindi non funziona in questo modo. Metterci per forza del Red Alloy. Ok, transmitter, portale 1. Eh, mi serve anche il cacciavite. E eh, principalmente questa roba la useremo Per eh, andare dalle parti per le api Perché sapete che come vi ho detto la scorsa puntata Alcune api non crescono in in Nei biomi uh, Tipo questo Quindi dovrò andare per forza nel deserto In quel caso fare delle case E userei il portale per andare uh, Qui non mi ero ricordato di far così Ops Ok Quindi vediamo Benissimo, mi serve quindi mettere tanto questo E io direi ragazzi per questo episodio è tutto Siamo riusciti a fare un bel po' di roba molto carina e coccolosa E siamo possiamo adesso trasferirci da una parte all'altra senza problemi Per esempio possiamo andare direttamente nel nostro laboratorio Senza dover passare eh, Da quel buco Che era molto molto brutto eh, Sì ci sono un po' di robe qui in giro Però vabbè chi se ne frega Ci sono sempre state Quindi qual è il problema Quindi ragazzi vi saluto per questo episodio E al prossimo episodio Ciao ciao ragazzi